In Italia esistono una molteplicità di web TV, media digitali. Oggi si contano 642 antenne nell'ultimo trimestre 2012, secondo il nostro osservatorio AltraTV.tv. Sono in netto aumento, una crescita lenta ma graduale. Nel 2011 erano 590 con un più 11%. Nascono in ogni territorio, quindi sono informative, ma si moltiplicano anche quelle verticali, quindi per comunità specifiche. In realtà i modelli di business sono vari, si fa quasi una web TV che diventa startup perché dialoga con la pubblica amministrazione del territorio, informa su quello che accade, crea un filo diretto con i cittadini, ma si fa anche web TV per intrattenere e per creare comunità verticali. Quindi si moltiplicano i micro editori digitali, questo anche perché le storiche emittenti locali chiudono a causa del digitale terrestre e quindi c'è una riconversione delle professioni sul web. Noi stimiamo 10 milioni di fatturato per questo ambiente del video online dal basso in Italia, per 10.000 addetti ai lavori tra operatori diretti e indotto. A Bologna dal 18 al 20 aprile si riuniranno appunto le web TV italiane e i media digitali dal basso con meeting.it, le Italie digitali fanno il punto. Saremo oltre 400 canali e ci confronteremo su linguaggi della rete, nuovi format, modelli di business e regolamentazione in un momento davvero importante per il mondo del digitale in Italia, per capire anche il futuro di queste esperienze che diventano delle vere e proprie start-up territoriali. Chiunque dia una notizia, che lo faccia attraverso la stampa tradizionale, i media mainstream o qualsiasi tipologia, ha comunque una responsabilità personale. Questa sia che tu abbia un tesserino e dei timbri da giornalista professionista, sia che tu sia un libero cittadino. È chiaro che quando tu dai una notizia sei sempre tu responsabile di quello che racconti e devi dire la realtà, non devi mistificare, devi raccontare le cose come stanno. Quindi questo è un problema che tecnicamente non dovrebbe sussistere. Quando tu racconti una storia in rete non devi diffamare nessuno, non devi calunniare nessuno e devi raccontare una storia vicina alla realtà. Su questo siamo abbastanza d'accordo. Il nuovo, meno male che c'è, e meno male che è diverso. Quindi da questo punto di vista io sono assolutamente favorevole al cambiamento perché lo ritengo una dinamica che serve a vivere, positiva, ci fa sentire protagonisti del nostro tempo e riuscire poi a cavalcarlo è anche ancora più importante. Ma non si può prendere e buttare tutto, non è che è un sistema che non ci piace, è tutto sbagliato. Bisogna entrare nella logica che appunto comunque sia in un percorso di anni si sono costruite anche molte cose buone e soprattutto quelli che sono gli elementi di riferimento che sono durati nel tempo non per questo oggi non valgono più, quindi i valori restano i valori. E i valori in una comunicazione moderna sono ancora più apprezzati, perché evidentemente è il cambiamento che mantiene questa linea di continuità che attiene al nostro vivere, al nostro essere cittadini, al nostro essere protagonisti e via di questo genere. Quindi da questo punto di vista io sono convinta che l'anarchia della rete, questa meravigliosa anarchia, non significa però diciamo caos, confusione, perché altrimenti non andrebbe da nessuna parte. Sul fatto che la rete naturalmente abbia dentro di tutto è altrettanto vero. Quando i giornalisti dei media mainstream, quindi tradizionali, ritengono che questo sia messo in pericolo, in realtà fanno una critica a loro stessi. Per quale motivo? Perché l'allargamento delle fonti è semplicemente un beneficio per tutti. Se ci sono 1000 notizie che arrivano invece che solo 10 su un determinato argomento, è chiaro che tu hai più possibilità. È altrettanto chiaro che su 1000 notizie che arrivano su un unico argomento ci possono essere dei fake, ci possono essere dei falsi, ci possono essere... Il ruolo del giornalista quindi aumenta, non viene esautorato, aumenta ancora le sue capacità e necessarie capacità di verifica, di gerarchizzazione delle notizie. Quindi aumenta ancora di più il ruolo del giornalista professionista. Con questo, con l'allargamento delle fonti, io non vedo un contrasto, vedo solo che la responsabilità personale in rete, come ovunque in qualsiasi altro luogo del mondo, che sia reale o che sia virtuale, deve esistere lo stesso.
C'è da aspettarsi, ritengo in maniera ormai inevitabile, una stretta sul diritto d'autore, una stretta che arriverà in due direzioni diverse. La prima è certamente l'Agicom, il varo del famoso regolamento Internet e diritto d'autore è ormai imminente, potrebbe essere questione di giorni se, come appare, sarà varato da questo collegio dell'Authority, collegio che lascerà il posto ai nuovi commissari il 18 maggio, quindi è qualcosa che accadrà davvero nei prossimi giorni. E c'è da aspettarsi l'esigenza di normalizzare la situazione relativa all'utilizzo dei diritti, con particolare riferimento a quelli sulle opere musicali, da parte di SIAE, con una campagna per l'adesione ad una licenza SIAE. Quest'ultimo tema, come dire, preoccupa poco, segno semplicemente che si sta crescendo. Bisognerà portare a casa da piccoli imprenditori o utilizzatori di diritti la miglior licenza possibile. Il primo tema viceversa preoccupa tanto, perché dentro quel regolamento c'è scritto in maniera assolutamente chiara che chiunque di noi pubblica un contenuto audiovisivo potrà essere destinatario di una richiesta di rimozione da parte di chi che sia, sul solo presupposto che si ritiene essere titolare dei diritti d'autore su una porzione anche infinitesimale di quel contenuto, e se non dovesse rimuovere il video nei 4 giorni successivi alla richiesta potrebbe essergli richiesto di provvedere alla rimozione del video direttamente dall'Agicom. A quel punto la cosa diventerebbe seria, perché un ritardo ulteriore nella rimozione del contenuto audiovisivo potrebbe comportare delle sanzioni pecuniarie assolutamente importanti e commisurate comunque al fatturato. Il tema vero, il tema centrale è quello del riuscire a rivendicare la possibilità di continuare a fare informazione, soprattutto dal territorio territorio, senza rimanere esposti a troppi vincoli e legacci, e soprattutto all'arbitrio che, perché si è scelto male il brano musicale da abbinare al racconto della nostra storia, quella storia debba essere tirata via per sempre dallo spazio pubblico telematico.